Natale. C'è qualcuno per noi? Sentiamo un po'. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno Mario, sono Fabrizio Marconi. Fabrizio, con grande simpatia ti saluto. Anch'io con molta simpatia. Però voglio dire qualcosa, Mario, perdonami. Io volevo far presente a tutti gli ascoltatori che noi stiamo per andare alle votazioni votando per una massa di sessioni tutti uguali. Non è che è una differenza da noi. Berlusconi, Bersani, Renzi, per non parlare con il collega Grillo che sta qua più tardi di Guarani. Collega, però, il collega perché è un comico, il comico di lui deve stanno un po'. È vero, sì. Però quello che voglio dire, noi siamo poi tutti la domonia, chiaro, non è che voglio che non si può nascondere. No, non siamo molto bene. Ricordiamo, però perdonami, non ci ricordiamo che le primarie PD sono state da faccia, quando non si dice no, perché hanno dimostrato, stessa la notizia, che il capito ha votato 10 volte continuamente, gente che andava a votare volte. Per Renzi era la novità, non è stato fatto nulla, non è stato protetto dal PD. Ora noi stiamo parlando di gente che sono 30 anni, 40 anni che ci sta portando la rovina. Ci siamo mangiati l'Italia e adesso noi ci stanno facendo il culo per una espressione. Allora dunque, ma no, ti assolto. C'è tutto volentieri, no, proviamo a interloquire un attimo. No, io questo dico che intanto l'esercizio delle primarie può essere stato inquinato da episodi come quello che tu ricordi e tanti altri, però di fatto resta un esercizio democratico che nessun altro partito percorre. Anche questo va un po' valutato, nel senso che scende in campo Berlusconi e non è che si preoccupa di vedere se per caso c'è una volontà popolare, è lui e basta. Gli altri nemmeno lo propongono, Di Pietro, fai conto, o altri ancora, non ce lo pongono nemmeno il problema. Io trovo invece che l'esercizio delle primarie, come ci insegnano gli Stati Uniti, vada fatto, e dunque che il PD in questo modo abbia guadagnato dei punti. Oltretutto non ricandida Beltroni, non ricandida D'Alema, non ricandida Rosibilli, questo mi sembra un punto a favore. Poi ci sono tanti altri voti a sfavore, io questi